sicuro che questo artista fu a Capri e che il suo fu un rapporto non privo di significato, diede dei frutti importanti, insomma. Che lui sia stato a Capri, ce lo dicono sia i suoi quadri, che sono alcuni quadri sono sicuramente ambientati a Capri, sia anche una lettera molto interessante, è una lettera del 1921 che scrive la moglie di Waterhouse, Esther, anche lei una pittrice, tra parentesi, la quale è rimasta vedova nel 17 e nel 21 probabilmente risponde a Red Wincenio, il quale le aveva scritto sicuramente per chiederle notizie sulla produzione del marito. Lei risponde, questa lettera è inedita e devo anzi ringraziare il centro di documentazione Capense Ignazio Cenio per avermela segnalata. Io ho potuto conoscerla, posso parlarne, ci ringraziamo di nuovo il centro. Cosa dice la vedova nel 1921? Riferisce che il marito è stato effettivamente a Capri due volte, una prima volta nel 1878, però non ne risulta che abbia scritto, che abbia fatto cose importanti, dice probabilmente solo pochi studi. Una però io ho qualche dubbio, perché qui la signora, la vedova, insomma, in quest'epoca, cioè nel 1878, non era potrebbe essere non molto ben informato. Comunque una seconda volta sicuramente il pittore è stato a Capri nell'inverno fra 1888 e 1889. Questo è un periodo più lungo, più significativo, più importante. Infatti la signora racconta che il marito ha fatto molti studi dedicati alle rocce e ai colori del mare, in vista della realizzazione di un quadro molto importante, uno dei suoi più importanti, che si chiama naturalmente Ulisse e le Sirene. E dice che ha fatto questi studi in un punto della costa che lei non sa precisare bene, però dice nella lettera, dice lo conosce bene questo punto della costa una certa Miss Kennedy. Miss Kennedy sono riuscito a identificarla, insomma, con l'aiuto di Carmelina Fiorentini, che è la responsabile del centro di Ignazio Cenio, che qui ringrazio di nuovo perché ha perso un po' di tempo per queste ricerche. E insomma, questa Miss Kennedy è la nipote di William Wordsworth, il quale a sua volta è nipote diretto di William Wordsworth, il grande poeta romantico inglese. Questo per dire che tipo di gente girava all'epoca per Capri, no? Era un infermiere, si chiamava Emmeline Kennedy, probabilmente accompagnava lo zio che aveva dei problemi di salute e quindi soggiornava a Capri che gli faceva bene la salute, probabilmente conobbe Waterhouse che lo accompagnava nei suoi giri pittorici per l'isola. Naturalmente in questo periodo Capri sta vivendo il secondo dei suoi grandi periodi mitici, epici, come vogliamo definirli. Il primo naturalmente è legato al soggiorno degli imperatori romani, cioè di Augusto e poi di Tiberio. Con la morte di Tiberio nel 37, questo periodo di grandi sfarzi e ozi imperiali finisce, e finisce anche il primo grande periodo caprese. Il secondo, grosso modo, si fa iniziare intorno alla metà dell'Ottocento, intorno al 1850, e dura splendido, magnifico, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È un momento terribile, quello della Prima Guerra Mondiale, che viene a infrangere sicurezze, il modo di vivere, le illusioni di intere generazioni di
sterilizzanti, di uomini di cultura, artisti, dentis, cadenti, viaggiatori, i quali da tutta Europa e ormai da tutto il mondo, diciamo, venivano a Capri. Molto spesso vi tornavano periodicamente e qualche volta decidevano addirittura di farvi trascorrervi il resto della vita. È un'epoca felice, ricca di illusioni, in cui si immaginava un futuro sempre felice come il presente e anzi magari ancora più felice. Poi venne la guerra e tutto questo finì. Ma torniamo al nostro pittore. Riassumendo, sappiamo che Waterhouse fu a Capri due volte, che realizzò una serie di studi che prelevano la creazione di quadri veri e propri. Possiamo anche aggiungere che probabilmente fu in contatto con Charles Coleman, che è un altro pittore, uno dei più appassionati pittori di Capri, uno di quelli che aveva deciso di passare, non era italiano ovviamente, un americano credo, aveva deciso di passare il resto della sua vita a Capri e che amava circondarsi dei personaggi più illustri della colonia straniera. Ecco, questo è il primo dei quadri capresi di Waterhouse. Siamo in ordine cronologico, naturalmente. Si intitola A Capri. La datazione, come vediamo, 1890, è di molto successiva alla permanenza documentata del pittore a Capri. Questo cosa fa immaginare? Fa immaginare che lui gli studi li ha fatti sul posto, eccetera, poi si è portato tutto il materiale a Londra e con tutta calma li ha rielaborati questi studi e li ha perfezionati e li ha tirato fuori dei quadri. Questo è bellissimo e vi faccio notare in particolare questa fanciulla che si sta intrecciando i capelli, come ogni tanto fanno delle fanciulle che io conosco. Tenetela a mente questa ragazzina, perché poi fra poco diventerà una sirena. E tenete a mente anche questa bambinetta covacciata che si sta guardando allo specchio. Come se l'osservatore fosse uno
una delle cime che stanno librate e ammezzate, diciamo. Questo permette